Due vittorie di fila, nessuna sconfitta e 9 partite di campionato, soltanto come ha saputo fare la capolista Juve Stabia. 5 clean sheet consecutivi, quarto posto in classifica, ma anche nessuna voglia di accontentarsi, nessuna voglia di fermarsi. Il Cerignola vuole fare il risultato anche al Partenio Lombardi contro l'Avellino dell'ex Michele Pazienza, nell'attesa sfida in programma oggi a partire dalle ore 18:30. Ma è chiaro che dopo due vittorie, soprattutto dopo una serie di risultati positivi che ci hanno portato a capitalizzare anche un po' quelli che erano stati i pareggi, no, iniziali, che ci avevano un po' fermato per quanto riguarda la classifica. Però devo dire che l'aspetto mentale con cui arriviamo a questa gara è buono, anche quello fisico, nonostante ci sia ancora qualche residuo della prestazione, del tanto speso in campo nella partita contro Latina, perché non è stato semplice averla meglio contro una squadra come quella, come dicevo prima, del Latina. Squadra in salute è quella di Bantisci, squadra in salute anche l'Avellino, che con Michele Pazienza in panchina ha collezionato 5 vittorie, un pari e una sola sconfitta in 7 gare, e ha scalato la classifica sino al terzo gradino del podio. Ci arriviamo bene noi, ci arriva bene anche molto bene l'Avellino, che non lo dico perché è una frase di costanza, ma lo penso realmente. Io credo che per quello visto in queste prime 9 giornate, al di là della classifica che per qualcuno forse ancora un po' deficitaria, vedi magari un po' il Catania, ma credo che Avellino insieme al Catania e al Benevento siano le squadre più accreditate a giocarsi un posto al sole fino alla fine, per organico, per blasone, per struttura, per storicità anche delle piazze stesse. Quindi sarà bello arrivare a giocare questa partita. Ci arriviamo in un momento felice per noi, cercheremo di continuare sapendo che di fronte ci sarà una squadra difficile da superare. Fondamentale la gestione delle energie anche in considerazione del trittico in 8 giorni che si concluderà domenica al Monterisi contro la Casertana. Cerignola ad Avellino senza Leonetti, Sainz, Mazza, Grisolfi, Bezzon, Bianco e Gonnelli, tutti in infermeria. Avere qualche mancanza a livello numerico per me è un problema, e dicevo, come ci ho detto, è più problema quello che quello di dover scegliere invece fra tanti giocatori, ma queste sono cose che possono capitare a tutti. So che anche l'Avellino stesso ha avuto qualche defezione nelle settimane precedenti, quindi è un motivo in più per dare forza al gruppo, dare forza a quelli che magari hanno giocato meno e magari a quelli che stanno giocando di più, cercare di responsabilizzarli per tirare fuori la prestazione importante. Quindi al di là degli assenti che purtroppo ci saranno, cercheremo di fare il meglio possibile con quelli che abbiamo, perché comunque sono sempre giocatori importanti.